In questo problema abbiamo un calorimetro di massa equivalente in acqua a 15 grammi che contiene 100 grammi d'acqua fredda in equilibrio termico con 50 grammi di ghiaccio, quindi la temperatura ovviamente è 0 gradi centigradi perché c'è la coesistenza di acqua liquida e ghiaccio alla stessa temperatura. Collegato al calorimetro c'è un recipiente contenente vapore a 140 gradi centigradi, 300 grammi di vapore. All'improvviso viene aperto un rubinetto che lascia passare il vapore all'interno del calorimetro. Questo vapore caldo quindi entra nel calorimetro e cede il suo calore al sistema freddo. La domanda è quale sarà la temperatura d'equilibrio del sistema nel calorimetro e quale sarà la composizione finale all'interno del calorimetro, cioè quanti grammi d'acqua liquida, quanti grammi di ghiaccio, quanti grammi di vapore. Immaginiamo che tutto il vapore venga spinto all'interno del calorimetro. Poi naturalmente c'è sempre da fare i grafici temperatura-calore sia per il sistema freddo che per il sistema caldo. Il sistema freddo è l'acqua liquida che si trova nel calorimetro, il calorimetro stesso che si comporta come acqua liquida a 15 grammi e il ghiaccio. Il sistema caldo invece è il vapore. C'è da riconoscere in questi grafici il punto che rappresenta lo stato iniziale del sistema freddo, il punto A, e il punto B che rappresenta lo stato iniziale del sistema caldo. Cominciamo dal sistema caldo, il vapore si trova a 140 gradi centigradi, qui abbiamo i 100 gradi, 140 gradi vuol dire che stiamo sopra la temperatura di vaporizzazione nel tratto in cui è presente il vapore. Invece il sistema freddo si trova a 0 gradi centigradi, quindi sul tratto di diffusione, e siccome c'è un po' più acqua che ghiaccio, 100 grammi, 50 grammi, vuol dire che il punto iniziale A si trova più vicino all'estremo destro piuttosto che all'estremo sinistro, dove invece sarebbe tutto ghiaccio. Precisamente il punto A si trova a 2/3 di questo tratto orizzontale, perché ci sono due parti d'acqua liquida rispetto a una parte di ghiaccio. Ora cerchiamo di capire quello che può succedere quando il vapore viene spinto all'interno del calorimetro. Cede il suo calore al sistema freddo, il sistema freddo inizia a ricevere questo calore e il ghiaccio in modo particolare inizia a sciogliersi. Potrebbe accadere che il ghiaccio si sciolga solo in parte o anche tutto. Quindi non sappiamo se il punto A arriverà fino a C. Contemporaneamente il vapore, cedendo calore, si raffredda, quindi dal punto B comincia a scendere fino ad arrivare al punto F. Anche qui in linea di principio non sappiamo se il vapore scenderà fino a 100 gradi o si fermerà prima. Questo lo potremo vedere dopo eseguendo i calcoli numerici. Per adesso immaginiamo che il ghiaccio si sciolga tutto, quindi siamo arrivati nel punto C e il vapore scende a 100 gradi. Ancora le due temperature del sistema caldo e freddo sono diverse, il sistema freddo è ancora 0 gradi, punto C, il sistema caldo è ancora 100 gradi, punto F, quindi continua il trasferimento di calore, perché le due temperature sono diverse. Quindi possiamo immaginare che il sistema freddo, ormai composto tutto d'acqua liquida, il ghiaccio si è sciolto tutto, il sistema freddo comincerà a riscaldarsi. Questo punto C si porta progressivamente verso D, quindi questo sistema freddo composto di acqua liquida comincia a salire fino ad arrivare a 100 gradi forse. Nel frattempo il sistema caldo continua a cedere calore, una volta arrivato il vapore a 100 gradi, da 140 a 100 gradi, inizia la condensazione. Quindi progressivamente questo vapore si trasforma in acqua liquida. Ora non è chiaro se fa prima il sistema freddo composto d'acqua liquida a raggiungere i 100 gradi, quindi il punto D, oppure se fa prima il sistema caldo composto da vapore che ormai è a 100 gradi a raggiungere il punto G, che sarebbe corrispondente alla condensazione completa di tutti e 300 i grammi di vapore in acqua liquida. Per dire se fa prima il sistema freddo ad arrivare in D o il sistema caldo ad arrivare in G, bisognerà fare i calcoli. Vedremo con i calcoli, intanto lo anticipiamo, che mentre il sistema freddo comincia a salire sopra 0 gradi, nel frattempo il sistema caldo inizia, quindi il vapore inizia a condensare in acqua liquida, però fa prima il sistema freddo a raggiungere i 100 gradi, quindi ad arrivare in D, piuttosto che il vapore a condensare tutto in acqua liquida,
quindi ad arrivare in G. Questo vuol dire che nel momento in cui il sistema freddo, l'acqua liquida, arriva a 100 gradi, la condensazione del vapore è ancora parziale. Cioè il vapore è ancora a metà strada, diciamo, durante la fase di condensazione. E immaginiamo che la fase di condensazione sia giunta nel punto H, quando il sistema freddo è arrivato a 100 gradi. Quindi il punto D viene raggiunto in concomitanza al punto H. In questo momento si arresta il processo di trasferimento del calore, perché i due sistemi, freddo e caldo, ormai hanno raggiunto la stessa temperatura. Infatti il sistema freddo è appena arrivato a 100 gradi, il sistema caldo stava già a 100 gradi perché stava a metà della fase di condensazione. Quindi i due sistemi, avendo la temperatura uguale, 100 gradi, non si scambiano più calore. Quindi si ferma il processo di trasferimento del calore e quindi nemmeno inizia l'acqua liquida a 100 gradi a vaporizzare. Non inizia nemmeno perché appena arriva a 100 gradi si ferma il trasferimento di calore. Ora vediamo come si giustificano con i calcoli e si capiscono queste cose che abbiamo detto, che abbiamo anticipato adesso. Calcoliamo il calore necessario a tutto il ghiaccio per sciogliersi, quindi sistema freddo, per andare da A a C. Utilizziamo la formula della fusione, quindi calore latente di fusione per la massa di ghiaccio da sciogliere. Questo è il calore latente di fusione, vuol dire che servono 334 kJ per fondere un chilo di ghiaccio a 0 gradi e trasformarlo in acqua liquida, da moltiplicare per la massa del ghiaccio, che sono 50 grammi, 0,050 kg. Il risultato è 16,7 kJ, che ho riportato qua senza l'unità di misura, però sono kJ. 16,7 kJ è anche sull'asse orizzontale la lunghezza di questo tratto. Infatti l'asse orizzontale riporta il calore espresso in kJ. Contemporaneamente calcoliamo il calore che cede il vapore a 140 gradi quando scende fino a 100 gradi, quindi QBF, che mettiamo in modulo, altrimenti sarebbe un valore negativo trattandosi di un calore ceduto. Qui si tratta di un raffreddamento, quindi dobbiamo usare la formula con il calore specifico, però del vapore. Per la massa del vapore che si raffredda, quindi sono 300 grammi, questo è il calore specifico del vapore e questa è differenza di temperatura, cioè di quanti gradi si raffredda questo vapore. Si raffredda di 40 gradi. Il risultato è 23,3 kJ. Confrontando 23,3 kJ che ho riportato qui, che è anche questo trattino orizzontale, con 16,7 kJ, vediamo che 16,7 è un valore minore, quindi vuol dire che fa prima il ghiaccio a sciogliersi tutto piuttosto che il vapore a raggiungere i 100 gradi. Quindi dobbiamo immaginare questi due punti che si muovono, quindi questo punto A che si sposta a destra, mentre l'altro punto B scende, e dobbiamo immaginare che fa prima A ad arrivare a C piuttosto che B ad arrivare a F. Appena A arriva a C, quindi tutto il ghiaccio si scioglie in acqua, siccome le temperature sono ancora diverse, 0 gradi e qui siamo sopra 100 gradi, continua il trasferimento di calore e inizia a scaldarsi l'acqua liquida. Ci calcoliamo adesso quanto calore è necessario dare al sistema freddo, ormai tutta acqua liquida, affinché la sua temperatura salga da 0 a 100 gradi. Quindi utilizziamo la formula del riscaldamento, calore specifico dell'acqua, per tutta la massa d'acqua liquida che bisogna scaldare, di quanto? Di 100 gradi, delta T da C a D, di 100 gradi. E la massa d'acqua liquida da scaldare è 100 grammi d'acqua liquida che già erano presenti nel calorimetro, poi ci sono anche i 15 grammi di calorimetro che si comporta come acqua liquida dal punto di vista dell'assorbimento del calore, e poi ci sono anche i 50 grammi di ghiaccio che sono diventati ormai acqua liquida. Quindi abbiamo 165 grammi d'acqua liquida in totale da scaldare di 100 gradi. Questo è il calore specifico dell'acqua liquida, ricordiamo che significa che servono 4,186 kJ per riscaldare un chilo d'acqua di un grado. Il risultato di questo calcolo è 69,1 kJ, che ho riportato scritto qua e anche qua. Il disegno non è venuto preciso perché questo tratto dovrebbe essere più lungo del primo. Comunque
Va bene lo stesso, si capisce. In totale la somma di questi 16,7 kJ più 69,1 kJ ci dà tutto il calore necessario al sistema freddo per squagliare tutto il ghiaccio e portare tutta l'acqua liquida fino a 100 gradi, quindi QACD. QACD è la somma di questi due e sono 85,8 kJ. Quindi 85,8 kJ per portare il sistema freddo da A fino a D. Vediamo adesso invece quanto calore è necessario al sistema caldo, o quindi al vapore, che si trovava a 100 gradi, quindi stiamo nel punto F, per condensare tutto in acqua liquida, quindi per arrivare da F a G. Dobbiamo calcolare il calore ceduto in un passaggio di stato, quindi calore latente di vaporizzazione. In realtà questa è una condensazione, ma il valore numerico è lo stesso, per la massa di vapore da condensare in acqua liquida. Calore latente di vaporizzazione è questo valore e questi sono i 300 grammi di vapore che bisogna condensare. Il risultato è un valore molto grande, sono 676,8 kJ, riportato anche qua, e si vede che questo valore è molto più grande degli 85,8 kJ che erano necessari al sistema freddo per arrivare a 100 gradi. Quindi da qui si capisce che quando il sistema freddo arriva in D, il sistema caldo ancora non può aver completato tutto il processo di condensazione, ma il processo di condensazione sarà ancora a metà, proprio perché per completare il processo di condensazione da F a G serve una quantità di calore enorme. Perciò capiamo che fa prima il sistema freddo ad arrivare in D piuttosto che il sistema caldo a condensare tutto il vapore fino a G. Del resto ce lo conferma anche il calcolo numerico: sommando QBF e QFG, quindi questi due valori, otteniamo 700,1 kJ. Quindi in conclusione, il sistema freddo per andare da A a D ha bisogno di 85,8 kJ, mentre invece il sistema caldo per andare da B a G ha bisogno di più di 700 kJ, quindi è chiaro che arriva prima il sistema freddo in D perché ha bisogno di meno calore, piuttosto che il sistema caldo in G. Quando il sistema freddo arriva in D, il sistema caldo è ancora a metà strada, quindi sta per esempio nel punto H, quindi sta diciamo a metà della fase di condensazione del vapore in acqua. E questo è scritto qua, siccome il calore per andare da A a D è minore del calore per andare da B a G, qui mi sono dimenticato di mettere il modulo, vuol dire che arriva prima il sistema freddo in D, quindi a 100 gradi, piuttosto che il sistema caldo in G. Quindi il sistema freddo arriva a 100 gradi, mentre il sistema caldo sta ancora durante la fase di condensazione e quindi è arrivato soltanto nel punto H. A questo punto il processo di trasferimento del calore si ferma perché il sistema freddo sta a 100 gradi e il sistema caldo anche. Quindi gli stati finali di equilibrio sono D per il sistema freddo, H per il sistema caldo e la temperatura finale di equilibrio è 100 gradi sia per il sistema freddo che per il sistema caldo. Temperatura di equilibrio 100 gradi centigradi. Abbiamo risposto alla prima domanda. Qual era la temperatura di equilibrio? Adesso la seconda domanda, la composizione finale. Per scoprire la composizione finale dobbiamo sapere quanto vapore si trasforma in acqua liquida, cioè condensa. Vedremo che saranno 28 grammi. Per calcolare questi 28 grammi ragioniamo in questo modo. Il calore assorbito dal sistema freddo è stato di 85,8 kJ, cioè la somma di 16,7 e 69,1. Questo calore assorbito dal sistema freddo è stato ceduto dal sistema caldo, quindi è uguale al calore ceduto QBFH. Quindi il calore QACD, 85,8 kJ, è uguale al calore ceduto QBFH. Come è scritto qui, calore ACD 85,8 kJ è uguale a QBFH, che è la somma di 23,3 kJ più quest'altra quantità di calore QFH sconosciuta. Lo vediamo anche qui graficamente, 85,8 kJ è la somma tra 23,3 e il calore per andare da F a H. Ma allora il calore per andare da F a H è 65,8 kJ, in modo tale che 65,8 più 23,3 faccia 85,8 kJ.
In poche parole, questo 65,8 kJ altro non è che la differenza tra 85,8 kJ meno 23,3, come si ricava anche dall'equazione che abbiamo scritto prima, calore assorbito, calore ceduto, 85,8 kJ calore assorbito, calore ceduto è la somma di 23,3 e di questa quantità sconosciuta, con la formula inversa ricaviamo QFH, è la differenza tra 85,8 e 23,3 kJ, sono 62,5 kJ. Non so perché qui ho scritto 65,8, ma il valore corretto è 62,5 kJ. Ora utilizziamo questi 62,5 kJ di calore ceduto per calcolare quanta è la massa di vapore che condensa in acqua liquida, cioè per calcolare questi 28 grammi. Quindi la domanda è: il vapore cedendo 62,5 kJ, quanto vapore diventa acqua liquida? Dobbiamo quindi utilizzare la formula del passaggio di stato, la condensazione. Quindi, sapendo che il calore ceduto è 62,5 kJ, la domanda è quanta massa di vapore condensa. MC è la massa di vapore che condensa in acqua liquida. Quindi con la formula inversa troviamo questa massa di vapore condensata in acqua, dividendo 62,5 kJ diviso il calore latente di condensazione, diciamo così, o di vaporizzazione, che è lo stesso valore, e otteniamo appunto 28 grammi. Quindi la cessione di 62,5 kJ di calore fa condensare 28 grammi di vapore in acqua liquida. A questo punto la composizione finale è facile da calcolare. Il ghiaccio non c'era più, perché già sin dall'inizio avevamo visto che tutto il ghiaccio si era sciolto. L'acqua liquida inizialmente era 100 grammi d'acqua liquida più i 50 grammi di ghiaccio che si sono sciolti, quindi 150 grammi, più 28 grammi, che è questa quantità d'acqua liquida che si è venuta a condensare dal vapore. Quindi in totale l'acqua liquida sono 178 grammi. E è scritto anche qua, questo è il calorimetro, nella sua composizione finale, 178 grammi d'acqua liquida. Il vapore invece era inizialmente 300 grammi, ma 28 grammi sono condensati in acqua liquida, quindi il vapore rimasto è 272 grammi. Qui vediamo il vapore, 272 grammi. Inoltre c'è il calorimetro che continua a comportarsi come se fossero 15 grammi d'acqua liquida. E infine la temperatura di equilibrio già sappiamo che è 100 gradi. Vediamo infatti l'acqua liquida e il vapore coesistere in equilibrio termico a 100 gradi.